consorzi veneti, e da lì Una sinergia tra Consorzio di Bonifica Integrale e Comprensorio Sarno e le università per ricerca scientifica ed approfondimenti sui territori. Ieri si è parlato di opere di bonifica ed agroecologia, sostenibilità e qualità delle acque irrigue nella filiera agroalimentare locale. Un convegno che ha posto l'accento sulla settimana della bonifica e sulle progettualità. Infatti, nell'ambito della Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione 2024, che gode quest'anno dei patrocini del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura, il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno si è fatto promotore di numerose iniziative, soprattutto con percorsi didattici, allo scopo di sensibilizzare le coscienze dei più giovani chiamati a partecipare. Il tema della 24esima edizione della manifestazione nazionale ha permesso all'ente consortile di presentare alcuni degli impegni per la salvaguardia delle acque irrigue sul territorio e tutte le progettualità che sono state messe in campo. C'è stato un entusiasmo enorme da parte dei ragazzi, delle scuole, degli insegnanti, anche dei comuni, degli assessorati di riferimento, i comuni che hanno partecipato attraverso proprio la visita delle oasi del consorzio sparse sul comprensorio. 36 comuni, 3 province, lo ricordo sempre, oasi anche, se voglio dire, anche naturalistiche, conservate, che il consorzio, voglio dire, non è soltanto un presidio di manutenzione della bonifica o di irrigazione, perché noi forniamo l'acqua a imprese, a imprenditori agricoli, acqua pulita, ripeto, di qualità, ed è questo il tema di quest'anno, dell'acqua, impiego dell'acqua in 360 gradi, ma proprio anche quello di ricordare che il consorzio è anche un presidio che preserva alcune zone dalla speculazione, sia essa privata o personale, voglio dire, e quindi questo consente ancora oggi di fruire all'interno del nostro territorio di queste visite da parte delle scuole. Con grandi ospiti, il professore Celano, Mariella Passeri, il dottore Sorbino, relatore dell'ALPAC, ci saranno anche sindaci, autorità di bacino, presidente del Parco Regionale Fiume Sarno, ognuno di loro con le loro esperienze, con le loro idee e suggerimenti, oltre naturalmente all'associazione presente nel Consorzio Sarno, che ci onora non solo di essere presente all'interno della nostra amministrazione, ma ci affianca sempre, c'è il rappresentante, il presidente Bellelli, presidente regionale della Coldiretti. E così col convegno si è fatto il punto della situazione sui cambiamenti climatici e sulle risorse da reperire per l'agricoltura e per gli esseri umani. È importante una gestione attenta dell'acqua, in quanto oggi è diventato uno dei beni più importanti su cui appunto sì, anche legati appunto a questo cambiamento climatico, c'è molta attenzione al discorso dell'acqua, sia perché è un problema e sia perché poi è una risorsa importante di cui noi non possiamo fare assolutamente a meno. Quindi si sta cercando di fare delle opere e noi come Coldiretti stiamo da anni chiedendo la realizzazione di invasi che servono appunto a raccogliere le acque piovane quando queste sono in eccesso e non servono, per poi poterle utilizzare nei periodi in cui appunto c'è grossa necessità di acqua, come questo periodo estivo così caldo che appunto crea problemi alle piantagioni in essere sui terreni. Il riutilizzo delle acque reflue dei processi di depurazione, che è un tema importante anche in epoca di crisi idrica, quindi bisogna valutare la possibilità di opzioni fondate sul risparmio della risorsa idrica, sul riutilizzo, naturalmente però garantendo i requisiti qualitativi che sono assolutamente necessari. La ricerca ha tanto da offrire per la mitigazione dei cambiamenti climatici e tanto da offrire anche per il risparmio idrico, per l'ottenimento anche di prodotti di qualità. In questo momento l'importante è ottenere delle ottime produzioni alimentari, che questa è un'area per le quali questa è un'area estremamente vocata, le cui qualità sono eccelse, contemporaneamente con consumi idrici estremamente limitati, perché andiamo incontro a un periodo in cui anche risparmiare pochi litri d'acqua nella produzione agricola può essere estremamente utile.